Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi ringrazio per il supporto comunque che state continuando a dare. Mi dispiace per il secondo episodio della carriera che vedo che è stato seguito poco, ormai è uscito la settimana scorsa. Questa settimana stanno uscendo un botto di video, quindi non so, onestamente, vi sono sincero, se uscirà il video della carriera, il terzo episodio, anche perché quello scorso è stato poco seguito, ma confido nel vostro supporto perché vi ricordo di lasciare vi piace, iscrivervi e attivare la campanella, è completamente gratis e gratuito, come seguirmi su Instagram, Prince of Football 12, e come commentare ragazzi, anche i commenti mi fanno piacere, anche quello è gratis, free. Non voglio perdere ulteriore tempo perché sono tante le cose da dire, siamo alla 14ª giornata, ormai ragazzi le giornate passano, sembra ieri che sia iniziata la Serie A, stiamo avvicinando anche a Natale. Partiamo da Monza Juventus che l'apre al 12esimo Rabiot, il cavallo pazzo, al 91esimo Parigi Carbone, al 94esimo Gatti regala la vittoria alla Juventus. Gatti sta prendendo il vizietto del gol, buon per la Juve. Genoa-Empoli, partita difficile per il Genoa, anche se ritrova Retegui, partita difficile anche per l'Empoli, tant'è che finisce il pareggio perché al 37esimo ancora Malinowski con la grande rete, pareggio al 67esimo Cancellieri. Diciamo che punto guadagnato più per l'Empoli che per il Genoa, che stava comunque viaggiando in tutt'altra zona di classifica. Lazio-Cagliari che si apre all'ottavo minuto con la rete di Pedro, al 27esimo Makombo lascia in inferiorità numerica il Cagliari e questo pregiudica insomma il risultato finale, finisce proprio 1-0. Era difficile per il Cagliari rimontare contro la Lazio, ci sta anche perdere. Milan Frosinone, un Milan che veniva comunque da prestazioni altalenanti in realtà, però dalla vittoria contro la Fiorentina, Frosinone che stava convincendo. Al 43esimo, prima rete in maglia rossonera per Jovic, 50esimo raddoppia Pulisic, al 74esimo 3-0 di Tomori, poi all'82esimo la rete dell'ex Brescianini, che comunque non cambia le sorti della gara. Lecce che ha affrontato il Bologna, Lecce che veniva da un momento complicato, Bologna invece in grandissima forma. Infatti passa in vantaggio al 68esimo con Lico Giannis, al minuto 100 su calcio di rigore, Piccoli, stavolta non glielo toglie nessuno, pareggia, finisce 1-1. E anche qui ragazzi, prova di forza del Lecce perché contro il Bologna, che praticamente se continuava così arrivava ai Champions, non era facile strappare anche solo un punto, seppur in casa. Fiorentina che ha affrontato la Salernitana, Fiorentina che veniva appunto dalla sconfitta col Milan, Salernitana momento complicato, però dalla vittoria con la Lazio. Al sesto minuto segna Beltran sul rigore, al 17esimo raddoppia Sottil, al 56esimo ancora il sempre verde Bonaventura, 3-0 per la Fiorentina, che insomma non ammette repliche. Udinese che ha affrontato il Verona, una sfida un po' salvezza. Al 16esimo segna Cabasile, 2-0 firmato da Lucca al 30esimo, al 37esimo Djuric, a croce di distanza al 61esimo Gonge, pareggio al 72esimo ancora Lucca, fa andare avanti il Lecce 3-2, 3-3 addirittura al 97esimo Henry che torna e torna con un gol. Sassuolo che ha affrontato la Roma, al 25esimo Enrique porta in vantaggio il Sassuolo, al 63esimo Boloca fa un intervento folle e strada spianata per la Roma che si sveglia sempre negli ultimi 20 minuti, segna Dybala al 70esimo su rigore, all'82esimo segna Christensen e la Roma conquista 3 punti casa del Sassuolo e non era facile. Il big match in giornata, Napoli-Inter ragazzi, l'Inter passa in vantaggio con ancora Calhanoglu ma non su calcio di rigore, al 44esimo una bella botta dalla distanza. Al 61esimo Barella, 85esimo Turam, addirittura 0-3 allo stadio Diego Armando Maradona per l'Inter. Una squadra fortissima, ragazzi, l'Inter quest'anno, ma non sempre stata, quest'anno ancora di più. Torino che ha affrontato l'Atalanta, al 22esimo segna l'ex Zapata, al 56esimo raddoppia Sarabia sul rigore, al 95esimo ancora l'ex Zapata. 3-0 contro l'Atalanta del Torino, seppure in casa Torino. Squadra strana perché vince contro l'Atalanta, poi magari si perde partite più alla portata, insomma, strano.
Ventesimo posto per la Salernitana, sono 8 i punti come 8 sconfitte, 5 pareggi, 1 vittoria. 10 punti per il Cagliari, 19esimo, 8 sconfitte, 4 pareggi, 2 vittorie. 18esimo Verona, 2 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte, 10 punti, ma per il momento ancora retrocessa. 17esimo Empoli, appena salvo, 11 punti, 3 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte. Udinese, 16esimo, Udinese, 16esimo. 12 punti, 1 vittoria, 9 pareggi e 4 sconfitte. Quanti pareggi, ragazzi? 15esimo il Sassuolo con 15 punti, comunque non in una zona ottima. 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. 14esimo Genoa con 15 punti, 7 sconfitte, 3 vittorie, 3 pareggi e 4 vittorie. 13esimo Lecce con 16 punti, 3 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. Comunque una buona posizione per il Lecce. Frosinone, 12esimo, ormai non è una sorpresa, 18 punti, 6 le sconfitte, 3 i pareggi e 5 le vittorie. 11esimo il Monza con 18 punti, 4 le sconfitte, 6 pareggi e 4 le vittorie, buono anche posizionamento del Monza. 10° il Torino che risale con 19 punti, 5 sconfitte, 4 pareggi e 5 vittorie. Lazio nona, non una stagione positiva, 6 le sconfitte, 2 pareggi e 6 vittorie, però comincia a risalire. L'Atalanta ottava, stagione complicata anche per loro, 20 punti, uguale l'andamento con la Lazio, 6 le sconfitte, 2 pareggi e 6 vittorie. Bologna settimo che sorprende, 22 punti, 5 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Fiorentina sesta che anche risale, 23 punti, 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Campioni d'Italia uscenti addirittura al quinto posto con 24 punti, 4 le sconfitte, 3 i pareggi e 3 vittorie. Uguale la Roma con 24 punti, però al quarto posto, 7 vittorie del pareggio e 4 sconfitte. 29 punti per il Milan, 9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Terzo il Milan, secondo la Juve, 33 punti, 10 vittorie del pareggio e una sconfitta. Inter primissima, 35 punti, 11 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Miglior attacco con 33 reti segnate, 7 reti subite, quindi miglior attacco e miglior difesa. Poco da dire, si alza le mani e complimenti all'Inter. Ciao!